Ciao a tutti da Davide IZ2UF. Su un forum di radioamatori italiano è ricomparsa per l'ennesima volta l'annosa questione del ROS elevato che causa irradiazione da parte della linea e rientri e chi più ne ha più ne metta. Un utente scrive: in caso di elevati disadattamenti, il cavo diventa purtroppo parte del sistema irradiante, proprio perché la RF scorre all'esterno del cavo con evidenti problemi come il TVA, interferenza, eccetera. Un altro radioamatore sottolinea la sua esperienza e conferma: io ho fatto queste prove e nel mio sistema è così. Purtroppo però queste affermazioni contrastano decisamente con quanto presente nella letteratura. Per esempio, la RRL Antenna Book 23esima edizione, a pagina 24.4, dice: uno dei miti più diffusi è che un ROS alto causi elevata radiazione da una linea di trasmissione. Il ROS alto non ha niente a che fare con l'eccessiva radiazione da parte della linea. Walt Maxwell, progettista delle antenne della missione lunare Apollo, nel suo celebre libro Reflections, interamente dedicato alle linee di trasmissione, scrive a pagina 2.5: un elevato ROS su una linea di trasmissione causato da un grave disadattamento non produce correnti di antenna sulla linea, né tantomeno causa l'irradiazione dalla stessa. E non possiamo neanche dire che questa sia una novità dell'ultima ora. Il manuale The Radio Handbook del 1959, così vecchio che a malapena contempla i cavi coassiali, già spiega che anche in caso di disadattamento totale praticamente non c'è radiazione dalla linea. Certo, non è che i libri non sbaglino mai e che quello che c'è scritto sia necessariamente sempre esatto, però vista l'autorevolezza delle fonti, io qualche dubbio me lo farei venire e magari meriterebbe un approfondimento questa questione. I libri dicono una cosa e l'esperienza un'altra. Chi ha ragione? Non dobbiamo dimenticare che le osservazioni empiriche forniscono dei dati, ma la relativa spiegazione dei fenomeni è frutto della testa dell'osservatore e di quello che c'è dentro. Nel 380 a.C., Eudosso di Cnido, allievo di Platone, concepì la teoria geocentrica per cui la Terra era ferma al centro dell'universo. Ci vollero 2000 anni di osservazioni empiriche e relative conclusioni prima che la comunità mondiale di scienziati cominciasse ad avere qualche dubbio. Quindi, potrebbe un radioamatore osservare per 30 anni una serie di eventi e per 30 anni giungere sempre alle stesse conclusioni sbagliate? Facciamo qualche esperimento. Per poter fare qualche esperimento abbiamo innanzitutto bisogno di uno strumento che ci consenta di capire se il coassiale irradia o no. L'amperometro RF con sonda toroidale ha la caratteristica di captare i campi RF solo se si sviluppano all'interno del toroide, mentre i campi esterni, anche vicini, non hanno effetto. Questo lo rende ideale per capire se un particolare punto di un coassiale irradia o meno. Per fare un esperimento in merito, ho preparato due carichi campione. Uno da 50 ohm, che fornisca quindi un adattamento ottimale, e l'altro da 500 ohm circa, pari a un ROS di 10. Veniamo quindi al primo esperimento. Ho collegato il carico a 50 ohm alla fine di un coassiale e lo alimento a 5 watt col mio FT817. L'accordatore, che mi servirà dopo, è in bypass e quindi inattivo. La telecamera termica ci consentirà di vedere se effettivamente arriva potenza al carico. Se vado in trasmissione, vedo che i piccoli resistori si surriscaldano, ma di irradiazione dalla linea, come tutti si aspettano, non ce n'è. Adesso proviamo a sbilanciare il carico collegando un pezzo di filo al centrale. Come si vede, in questo caso la linea irradia nonostante il ROS sia bassissimo. Proviamo ora con il carico da 500 ohm con ROS 10. Se andiamo in trasmissione senza accordatore, ovviamente la radio mostra ROS fondo scala e va in protezione. Inserisco quindi l'accordatore. Ora la radio trasmette, il carico si scalda, ma, come sostengono i libri, al contrario di quanto dedotto da alcuni osservatori, non abbiamo nessuna particolare radiazione dalla linea.
Adesso ci sarà sicuramente qualcuno che starà pensando, però tu l'hai fatto con i carichi resistivi. Se avessi usato un carico reattivo, le cose sarebbero andate diversamente perché la reattanza è, ragazzi, la reattanza è la reattanza. Per questo ho preparato un bel carico reattivo con tre resistori induttivi. Come si vede dal grafico del VNA, alla frequenza di test presenta reattanza 386 ohm e ROS quasi 94. Anche in questo caso i resistori si scaldano meno degli altri perché sono più grossi, ma comunque nonostante il carico reattivo è rosso a 94, la linea non irradia. In sostanza, il ROS alto non è una condizione necessaria per fare irradiare una linea. Infatti, nel primo esperimento abbiamo fatto irradiare una linea che aveva ROS praticamente 1. Il ROS alto non è nemmeno una condizione sufficiente per fare irradiare una linea. Negli esperimenti successivi abbiamo utilizzato carichi con ROS stratosferici senza nessuna irradiazione. Quindi, perché il disadattamento di per sé non può fare irradiare la linea in maniera anomala? Con due sonde dell'oscilloscopio connesse all'ingresso e all'uscita di un cavo coassiale terminato da un carico adattato, osserviamo un singolo impulso. Qui vediamo l'impulso entrare e, dopo un certo tempo, l'impulso arrivare al carico e scomparire. In questa immagine invece vediamo un carico disadattato. L'impulso parte come prima, arriva al carico, una parte viene recepita dal carico, mentre la parte rimanente genera un secondo impulso che si propaga all'indietro. Qui vediamo l'impulso riflesso raggiungere la sonda in ingresso. Il punto è che l'onda riflessa viaggia nel coassiale esattamente come l'onda incidente, non ha una modalità di funzionamento diversa o particolare. Il problema è proprio che l'energia immessa in caso di disadattamento fatica a uscire dal coassiale, rimane dentro e quindi fatica anche a essere irradiata. Nell'esperimento con il filo collegato col coccodrillo, la linea irradiava perché avevamo costituito un'antenna formata dal filo e dalla calza del coassiale. Per questo il cavo irradia, ma ciò non ha niente a che vedere con il disadattamento. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, lasciate pure un commento, sottoscrivete al canale e a risentirci a presto. 73 da Davide IZ2UF.